si va a tagliare anche rispetto al personale in organico per la realizzazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Cominciano a essere dei numeri alti, insomma, siamo sugli 8.000 di unità di personale che dal prossimo anno rischiamo di non avere. Sit-in FLC CGIL, Piazza Capranica a Roma, siamo qui con Alessandro Tattarella, responsabile FLC CGIL del Lazio. Si parla anche di tagli al bilancio, nella legge di bilancio, tagli al personale ATA, circa 2-3 mila posti verranno meno. Si va a sommare questo tra l'altro al mancato ripristino delle unità di personale ATA, in particolare collaboratori scolastici, fino a giugno assunti a tempo determinato collegati ai progetti del PNRR. L'anno prossimo ci ritroveremo con diverse migliaia di ATA in meno. Facciamo il punto, Tattarella. Questa è una delle motivazioni per cui siamo in piazza oggi, perché riguarda anche il provvedimento legge di bilancio, perché purtroppo col taglio del 5% nelle pubbliche amministrazioni, nel settore della scuola c'è un taglio di circa 8.000 unità di personale, di cui 2.600 sono personale ATA, e quindi ancora di più il personale, e quindi in questo caso anche le scuole, avranno una difficoltà al funzionamento. Tra l'altro, a questo, come dicevi giustamente anche te, si va a tagliare anche rispetto al personale in organico per la realizzazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Cominciano a essere dei numeri alti, insomma, siamo sugli 8.000 di unità di personale che dal prossimo anno rischiamo di non avere. Tra l'altro, come dire, c'è una emergenza sia per quanto riguarda gli amministrativi che i collaboratori scolastici. Gli amministrativi sono coloro che stanno realizzando appunto questi progetti, e poi si vedranno al termine del 2026, sperando che vengano prorogati fino al 2026, licenziati, quantomeno interrotto il loro rapporto di lavoro. E quanto riguarda i collaboratori scolastici, c'è un'emergenza che sta ancora in piedi anche senza questi 2.600 tagli, che riguarda la questione del supporto all'handicap, e quindi c'è un'emergenza di collaboratori scolastici nelle scuole, dove si chiede appunto molto organico in deroga, e però a fronte di una richiesta di organico in deroga la legge di bilancio prevede ulteriori tagli, e questo credo sia in forte contraddizione rispetto a quello invece di cui avremmo bisogno nelle nostre scuole. Personale ATA ha pagato poco, tra i compensi più bassi della pubblica amministrazione, appunto si configurano gli amministrativi, in particolare i collaboratori scolastici, collaboratori che però rischiano ogni giorno anche condanne penali. Abbiamo visto a Milano quello che è accaduto purtroppo qualche anno fa nella scuola Pirelli. Ecco, qual è la vostra posizione riguardo questo aspetto? I carichi di lavoro stanno aumentando a fronte anche appunto del taglio degli organici. C'è stato un momento, purtroppo era un momento di emergenza, dove nella scuola si cominciava come a vedere, nonostante le difficoltà, perché parliamo del periodo del Covid, dove c'era stato invece un incremento di organico, il cosiddetto organico Covid, dove appunto la scuola incominciava a funzionare meglio, e però quell'organico è stato tagliato, e quindi anche il tema legato, come dicevi te, alla vigilanza, alla sorveglianza, viene meno, insomma, perché specialmente negli istituti comprensivi, ma anche nella secondaria di secondo grado, abbiamo bisogno di personale, perché ci sono bambini piccoli, perché c'è necessità del supporto all'handicap, perché le famiglie lo richiedono in continuazione. Tra l'altro, i ragazzi con handicap, lo ricordo, sono aumentati nel nostro paese di 300.000 unità, quindi c'è anche questo tema, e andrebbe affrontato in modo molto netto. E invece il taglio all'organico e quindi anche i carichi di lavoro sicuramente anche in questo verso non aiutano. Grazie a Tattarella, FLC, CGIL, Roma e Lazio.